Prego, prego. Una serie di olive per stare. Anche questa, anche questa. Vai, Stero, buttati. Sì, nanno. C'è il centro internazionale. Dovresti battere il filo. Eccoci qua. Allora, Stero, noi abbiamo portato Heidi, che è una ragazza cinese, che sta girando l'Italia imparando canzoni popolari in dialetto. Adesso ho imparato una canzone toscana, diciamo, tra la Toscana e l'Emilia, si chiama Il Trescone, e abbiamo pensato di cantarla qui, perché è il posto popolare di Pisa. Esatto. Un posto più popolare di Pisa che di Stelio a Pisa non c'è. L'ultima trattoria. Ci racconti qualcosa? Quanti anni ha questa trattoria? Dunque, la trattoria l'ho aperta io nel 1965, 15 febbraio. Ho già fatto 52 anni con la trattoria. Io sono un uomo vecchio, ma abbastanza esperto. Ho appena i primi 82 anni. I miei primi 82 anni, ragazzi. Con 68 di lavoro, ma non la cassa direttamente a Pirazzolo, ma lavorare veramente. Io vengo qui da 10 anni. Le mie più grandi soddisfazioni? In questa trattoria sono riuscito a mettere insieme l'operaio, lo studente, il professionista e l'impiegato. E la sera ho avuto per 35 anni, dal 65 al 2000, la scuola militare di paracadutismo. Sono conosciuto in tutta Italia, da Settentrione al Meridione. Oggi è venuto, oggi stesso, un militare che 30 anni si è congedato con la moglie e due figlioli, mi ha abbracciato, perché qui legano non solo il piatto di minestra, il prezzo e la qualità, ma il calore umano. Io ho ricostituito la famiglia. Nei locali ci vuole anche locali con un certo, diciamo, rango per fare certi sposalizi. Questa è la vera trattoria che rimpiazza la famiglia, poiché la famiglia non esiste più. Non esiste più perché moglie e marito un figlio. La moglie fa, vedete, la moglie fa, caro, c'ho da andare al mare, io oggi mangio un'insalatina. Il ragazzo fa, oh, assumati, ho 18 anni, mamma, io ho fame, che buono, ti faccio un hamburger con patatine, già. E il marito mi dice, ma io voglio mangiare qualcosa di serio. Voglio una o vai da Stella e te la do simile. È vero, poi io ho un grande vantaggio. Sono una persona molto discorsiva perché ho un passato sempre dietro le quinte, proprio vivo, no? Sicché anche da ragazzo era un po' timido, ma sono molto. Io riesco a mettere insieme, penso, cioè, te arrivi, no? E lei viene tutti giù, e te mi fai, dove mi metto, signore, mi conosci, dove mi metti? Quando lei mi permette, ti metto a casa. E mi dice, metti, no. Voi, giustamente, siete un po' a disagio, perché non vi conoscete. Dopo mezz'ora, fai conto adesso un uomo, scusa. Dopo mezz'ora vengo io, voi mangiate senza nemmeno, voi voglio, io li faccio per tutti, ma l'hai visto? Il fisetto di aio, no? E attacchi il discorso, ti passo lui, dopo 2 minuti vi uscite da 2 anni, questa è la trattoria, molto moderna. Cucino me la mia nonna, dove ha imparato mia nonna lei, ciao, ciao. Non mi ha imparato lei a cucinare. Chi è il tuo maestro? La mia nonna. È giusto. Grazie mille, Stefano. Grazie mille. Hai bisogno infatti di qualcosa anche da mio figlio.